Questa ricerca è possibile grazie ai fondi che riceviamo da Fondazione Teleton e dai nostri partner che ci aiutano, industriali che ci aiutano a sviluppare una terapia efficace per l'emofilia A e B. Noi utilizziamo dei vettori lentivirali basati sull'ingegnerizzazione del virus HIV che viene privato di tutte le sue parti che lo rendono un patogeno e vengono sostituite con il gene corretto che è mutato nei pazienti emofilici. Quindi questo virus ingegnerizzato, che viene definito vettore perché non è più in grado di replicarsi né di dare origine a nessuna patologia, viene infuso per via endovenosa. Questo vettore circola e arriva nel fegato, dove trova le nostre cellule target, le nostre cellule bersaglio, che sono gli epatociti, sono diventate delle cellule corrette a questo punto, che sono in grado di produrre i fattori mancanti nel caso dell'emofilia A o B e quindi metterli in circolo e quindi trasformare quello che era un paziente emofilico in una persona potenzialmente sana. In particolare la mia ricerca riguarda gli studi sulla funzionalità endoteliale delle cellule emofiliche, proprio perché durante le nostre ricerche ci siamo accorti che le cellule emofiliche sono leggermente più delicate, più fragili rispetto alle cellule dei pazienti, si dice donatori sani. Per cui grazie a questo progetto sponsorizzato dal Teleton stiamo studiando effettivamente qual è la fragilità delle cellule endoteliali e come questa fragilità può essere curata con la terapia genica, ossia con la reintroduzione del fattore ottavo della coagulazione all'interno di queste cellule. Grazie al supporto di Teleton ho mosso i primi passi sullo sviluppo di una terapia che riguarda la correzione di un meccanismo frequente nelle malattie genetiche che si chiama processamento dell'RNA messaggero o splicing. Ebbene, grazie a questi studi abbiamo individuato una strategia che usa una molecola, tecnicamente si chiama U1, è un piccolo RNA, che è in grado di ripristinare questo processamento inceppato causato da mutazioni che sono molto frequenti in diverse patologie genetiche. Il nostro modello è stato l'emofilia, quindi il nostro campo di battaglia, ma questo approccio poi ci ha permesso di sfidarlo anche per meccanismi inceppati in altre patologie e quindi ha un valore trasversale, ecco, per diverse categorie di pazienti. I modelli murini ci ha dato soddisfazione e le ricerche stanno continuando per tentare di portarlo il più avanti possibile verso il letto del paziente.